Un pensiero su Mazzocchi? È meglio che restava la Salernitana, perché entrare così significa che non hai capito proprio niente. Non si può, non si può. Purtroppo mi dispiace per lui, perché è un fallo grosso che ha fatto, però poi... Solo su Mazzocchi, non so se stava giocando a calcio o stava facendo una partita di rugby. Comunque sembrava Tarzan. Grazie. Una follia totale. Una follia, sì, però vabbù. Con tutto il bene che gli voglio, tifoso del Napoli, calciatore, grande professionista, ma non si può fare un esordio a 3 minuti, un fallo del genere. Sarà stata la foga della maglia troppo pesante addosso, non lo so. Un minuto, ma ci ha messo tanta, forse probabilmente è stato proprio questo eccesso di foga, non lo so, forse ha pagato il suo essere napoletano, voleva dimostrare di essere... Gli è partito il piede proprio, credo che lì sia solo un problema di testa. Poscia, è sfortuna, non penso che volesse questo lui. Così penso nessuno. Non penso che chi se lo ricorda che tenere del suo esordio col Napoli, però ci sta. Ti puoi abbattere, ci rimani male come lui che sta piangendo, però voglio sempre forza Napoli. Sempre Diego, mi raccomando, non ti abbattere. Pensiero su Mazzocchi, esordio peggiore non poteva essere. Forse un autogol più l'espulsione, sarebbe stato peggio, ma così proprio. Infatti ha esagerato, l'euforia di far bene l'ha portato a quello. Però almeno... Se posso dire, ha 28 anni, non 20. Quindi non è che dice il giovane c'ha le fuori. C'hai 28 anni. Pasquale. Sì, lo so. Pasquale Mazzocchi, gli do del tuo a lui, non so se ci sta ascoltando. Ha sbagliato assolutamente, non puoi. Non sei un novellino. Che esatto. Non però così le gambe altezza pancio quasi, perché alla fine. Però è quello che è la cosa che uno può dire per trovare un alibi, diciamo. L'euforia di far bene, però non è accettabile che in Serie A si fanno degli errori simili, è inspiegabile. Purtroppo del Napoli dell'anno scorso stiamo vedendo, sembra che siano rimaste solo le macerie di quel Napoli, cioè, sembra un... che hanno trascorso 50 anni. Però. È rimasto il tifo, perché il tifo è ancora campione d'Italia, perché oggi ha sostenuto la squadra fino alla fine e anche quando ha criticato sostenendola, per cui forza Napoli.